Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Prima Pietro capitolo 2 versetto 9 e capitolo 5 versetto 10. Il Signore vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Il Dio di ogni grazia vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù. E ancora Prima Corinzi capitolo 1 versetto 9. Fedele è Dio dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo, Gesù Cristo nostro Signore. La chiamata del cristiano. Assomigliare a Gesù dovrebbe essere lo scopo supremo di tutti i veri cristiani, ed è il desiderio di Dio per loro. Dio li ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. La luce del mondo è Gesù Cristo. Egli fa uscire dall'oscurità e dal dubbio chi crede in Lui. Egli insegna a produrre il frutto della luce, che consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Efesini capitolo 5 versetto 9. Chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo. Siamo chiamati a condividere i pensieri del nostro Signore, il suo amore per Dio nostro Padre, per i credenti che formano la sua Chiesa e per tutti gli uomini. Questa comunione implica che nella nostra condotta dovremmo stare lontani dal male. Come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, è scritto in Prima Pietro capitolo 1 versetto 15. Questa chiamata ci mostra che Dio vuole liberarci da ogni asservimento, perché così siamo liberi per Cristo, per adorarlo e servire quelli che gli appartengono, non perché siamo costretti come schiavi verso un padrone, ma perché abbiamo deciso di farlo con amore e dedizione. Chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù. Abbiamo la vita eterna non per vivere sempre sulla terra, ma per vivere eternamente nel cielo con Gesù. La nostra vita di relazione con Dio e col nostro Salvatore Gesù avrà il suo pieno compimento quando saremo con Lui. Saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Prima Giovanni capitolo 3 versetto 2. Che il Signore ci benedica.